sotto il comando del console. Nel 321 a.C., i Romani, sotto il comando del console Vittorio Calvino, impegnati nella seconda guerra sannitica 326-304, attraversarono una gola nell'Appennino meridionale e furono sconfitti dalle truppe nemiche guidate da Gaio Ponzio. Fu concesso ai Romani di ritirarsi, ma dovettero passare sotto un giogo costituito da tre lance. Fu un'umiliazione che non venne mai dimenticata. Gli impegni presi dai Vinti per la liberazione dei territori sanniti che erano sotto il dominio di Roma non furono mai ratificati dal Senato. Perché un tale popolo ha poi conquistato gran parte del mondo conosciuto? Commento. Perché il popolo dei vincitori e il popolo degli sconfitti e altri popoli italici appartenevano spiritualmente alla molto più vasta comunità fisica che, una volta fusa, doveva conquistare gran parte del mondo allora conosciuto.